mi auguro che la squadra abbia recepito la lezione e nel senso che abbia capito che in generale nel calcio, ma ancora di più in questa Serie B, i livelli sono molto simili. Sicuramente ci sono squadre che hanno più qualità, altre che hanno meno qualità, ma se mentalmente non ti metti al pari delle altre rischi di perdere con chiunque. E dato che noi di qualità ne abbiamo da vendere, se noi affrontiamo tutte le partite con la giusta mentalità e al pari delle altre squadre, per questo intendo cattiveria agonistica, corsa e quant'altro, e allora sicuramente abbiamo più possibilità delle altre squadre, perché la qualità che abbiamo noi non la vedo in tantissime squadre. Ecco. E dato che la mia considerazione è quella che io temo la mia squadra e non le altre, rispetto per le altre squadre, ma temo soprattutto la mia squadra perché so che ha dei valori importanti, però dobbiamo mettere in campo altre caratteristiche che fanno sì che tu possa fare bene e possa vincere. È una squadra che ovviamente non vive un momento molto positivo, perché c'è stato un cambio di allenatore. Quando si cambia allenatore vuol dire che le cose non vanno benissimo. E viene da un pareggio in rimonta, nel senso che vincevano e sono stati agguantati, quindi non sta in acque tranquille in classifica, quindi ha bisogno di fare punti e noi anche. E quindi sarà una partita difficile che dovremo affrontare con la giusta testa. E vabbè, adesso sono cose di spogliatoio che non sto qui sicuramente a dire, però con Valotti c'è stato un altro tipo di problema che abbiamo assolutamente risolto, e quindi è anche una sorta di punizione rispetto agli altri compagni, che lui questa settimana sicuramente non avrà una maglia da titolare.